Buonasera e ben ritrovati, nuova puntata di Angoli. Io vi ricordo molto velocemente la nostra mail, angoli@espansionetv.it. È questo il canale che dovete utilizzare per restare in contatto con la nostra redazione. In questa prima parte della puntata sono in compagnia di Tina Molteni, past president di Rotary di Appiano Gentile e Colline Comasche, e Vera Di Federico, coordinatrice di Casa di Gabri. Buonasera entrambe. Buonasera. Buonasera. Allora, partiamo dal primo appuntamento a cui il Rotary di Appiano ha dedicato moltissime energie. Avete organizzato per il prossimo sabato uno spettacolo. Abbiamo organizzato, sì, un galà di danza classica che si terrà appunto a Olgiate Comasco nel Cineteatro Aurora e per la raccolta fondi per Casa di Gabri. Questa casa sta molto a cuore al Rotary di Appiano Gentile delle Colline Comasche. E stiamo facendo appunto una raccolta anche con sottoscrizione e perché la ristrutturazione di questa casa costa parecchi soldi, quindi dobbiamo dare una mano. Bene, prima di farci dare da Vera, come dire, una diretta testimonianza, no, di che cos'è Casa di Gabri e in che modo tu coordini la struttura, ci vediamo un contributo video che è, come dire, è stato realizzato anche grazie a una parte, no, del personale medico che gestisce la struttura. Lo vediamo assieme e torniamo in studio. Casa di Gabri è una comunità sociosanitaria che dal 2009 funziona qui nel paese di Rodero ed è l'ultima delle comunità gestite dalla nostra cooperativa Agora 97. La storia di Casa di Gabri è molto semplice. Nel 2005 riceviamo una richiesta di inserimento di un bambino che è ricoverato in una patologia neonatale all'ospedale Manzoni di Lecco, un bambino affetto da una patologia molto grave. Ci diamo da fare per accogliere questo bambino a casa di Luca, dove naturalmente vengono accolti i bambini sani. Abbiamo strutturato nel 2005 una soluzione per lui, riservandogli una camera e tutta un'assistenza sanitaria che prima non avevamo. E abbiamo costruito così una risposta molto semplice ma anche molto efficace per la gestione di questo bambino. Casa di Gabri è nata proprio con lo scopo di accogliere bambini con patologie complesse e di dare loro tutta quella cura e quell'affetto che hanno bisogno. Casa di Gabri attualmente accoglie 7 bambini in regime residenziale e c'è un posto letto a disposizione per i sollievi. Abbiamo 3 bambini che si alternano su questo posto di sollievo proprio per dare la possibilità ai genitori di tirare un po' il fiato nel gravoso compito di assistenza nelle 24 ore dei loro figli. L'esperienza di Casa di Gabri quindi è maturata in questi anni e abbiamo capito che gli spazi attuali non sono più adeguati e sufficienti per ospitare i bambini e per assisterli nella maniera più opportuna. È il motivo per cui abbiamo riflettuto, insomma, sulla necessità di pensare a un nuovo progetto di Casa di Gabri con degli spazi dedicati alla stimolazione dei bambini e allo stesso tempo all'assistenza di tipo infermieristico. Il progetto si è sviluppato su una struttura già esistente, la Casa di Luca. È un progetto che è partito all'inizio dell'estate e si concluderà, se tutto va bene, alla fine di ottobre. È un progetto molto impegnativo dal punto di vista delle risorse, ma anche economico. Ma la cosa che ci motiva ad andare avanti è proprio la possibilità che viene data a questi bambini di migliorare la loro condizione, dando tutte le risposte alle possibili necessità che questi bambini presentano. Ecco, insomma, abbiamo capito che il ruolo di Casa di Gabri è quello di offrire un aiuto sicuramente ai bambini affetti da patologie rare quanto anche alle loro famiglie. Esatto, sì.
Sono dei bambini che vengono dimessi dall'ospedale, che hanno gravi patologie e la cui famiglia a volte o è assente oppure non è in grado di fornire il bisogno necessario a questi bambini. E certo, è facilmente immaginabile quindi anche quanto siano necessari spazi idonei e non solo, anche personale fortemente specializzato e capace di muoversi anche a livelli differenti, no? Di integrarsi, quindi fisioterapista che va incontro a un medico specialistico, diagnostico. Poi avete una serie di apparecchiature molto all'avanguardia che in certe situazioni possono dare una mano, come ad esempio un supporto di telecamere per monitorare i bambini. Sì, ci avvaliamo di un'equipe multidisciplinare, quindi abbiamo un infermiere presente sulle 24 ore, abbiamo un medico consulente, abbiamo personale educativo che si occupa della parte affettivo-educativa, abbiamo fisioterapista che si occupa della parte e la psicomotricista che si occupano della parte riabilitativa e poi ci avvaliamo anche della telemedicina. Ecco. Per quanto riguarda sì, l'aspetto sanitario e l'interfaccia di consegna con il medico consulente certo. E gli infermieri. E tutta questa attività, come dire, è organizzata dalla cooperativa Agora 97. Esatto. Ecco, che ci teniamo a precisarlo perché anche nel video si è fatto riferimento a un'altra casa, Casa di Luca, che invece è come dire una costola da cui Casa di Gabri è nata e che esatto. È volta ad accogliere altri tipi di bambini. Esatto, sì, sono due comunità differenti. Ecco, benissimo, allora Tina, sì. La maniera più efficace per dare una mano è quella facendosi di farci anche vedere per sensibilizzare la gente ad offrire qualche contributo e in questo periodo è difficile perché c'è il terremoto, c'è di qui, c'è di là, ma devo dire che Casa di Gabri non è un'eccellenza del Comasco, nemmeno della Lombardia, ma posso garantire che è di tutta Italia, perché come Casa di Gabri non ce ne sono ancora. E posso dire che è super dotata. In certo. Tutto. E in ogni caso, oltre ovviamente allo spettacolo in cui, come dire, ci si regala anche un momento di piacere, certo. L'intero ricavato poi verrà devoluto appunto a Casa di Gabri, ma al di là dell'appuntamento del 12, tramite il Rotary, tramite il sito www.agora97.it è possibile contribuire con delle donazioni, sì. È presente un codice IBAN, quindi al di là dell'appuntamento di sabato prossimo, insomma. No, noi continueremo imperterriti fino al raggiungimento del nostro scopo. Benissimo, allora intanto un grande in bocca al lupo per tutto. Ci separiamo per qualche istante di pubblicità, torniamo tra pochissimo con la seconda parte di Angoli, restate con noi.